A domenica abbiamo i campionati regionali di corsa campestre Master al Parco Santo Spirito d'Avellino. È un bellissimo percorso. Dopo la prima esperienza che abbiamo fatto circa un mese fa, la federazione ci ha voluto premiare a farci organizzare insieme all'amministrazione comunale questo bellissimo evento. Sarà molto partecipato perché i Master. Siamo tantissimi in Campania. La fascia d'età va dai 23 anni fino oltre i 60 anni. Sono tutti atleti che hanno voglia di gareggiare dopo il periodo di chiusura per la pandemia e quindi sicuramente sarà un grande successo. Questo può essere un segnale di ripartenza. Sì, anche se domenica scorsa abbiamo gareggiato i campionati regionali assoluti e giovanili ad Acropoli e noi di Avellino con la Montemiletto Team Runners abbiamo raccolto un primo posto ai campionati regionali con la squadra cadette e un secondo posto con quelle cadetti e un secondo con le ragazze. Quindi è una grande soddisfazione e quindi. Ci apprestiamo a riprenderci, non dico alla normalità, ma quasi. Il movimento a che punto è in Irpinia? Ma a livello amatoriale non è male, a livello giovanile non siamo messi bene perché come attività giovanile siamo solo noi della MTR che facciamo promozione e non siamo messi male perché dall'ultima gara che abbiamo fatto domenica scorsa è stata una grande soddisfazione insieme a Giovan Battista Audia e Massimo Santamaria che stiamo facendo un buon lavoro per questi giovani.